Se qualcuno sa, si faccia avanti, è l'appello delle legali di Veronica Panarello, l'avvocato Villardita, lanciato uscendo dalla carcere di Catania, dove ha incontrato la sua assistita che è in stato di fermo per l'omicidio del figlio Loris. La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibili 3 referendum abrogativi del decreto legislativo sulla soppressione dei tribunali minori. AVMTG, commento del portavoce del Comitato Pro Tribunale di Modica, l'avvocato Galazzo. Buone notizie per il porto di Pozzallo: dal vertice di ieri sera la struttura potrà ospitare le navi da crociera che vorranno attraccare in terra Iblea. Tutti concordi partecipanti all'incontro. È stata presentata a Pozzallo la Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù, una nuova organizzazione che si occupa dei disabili in ogni aspetto della loro vita. Particolarmente importante il rinnovato Museo del Mare. Seconda edizione del nostro telegiornale, buonasera a tutti voi e benvenuti. La Procura di Ragusa deposita oggi nella segreteria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di convalida e la contemporanea emissione di custodia cautelare in carcere nei confronti di Veronica Panarello, la mamma accusata di aver ucciso il figlio Loris di 8 anni, che si trova da ieri nel carcere di Catania. Il GIP domani eseguirà l'interrogatorio di garanzia. La convalida dovrà essere emessa entro 48 ore da oggi. La salma non potrà essere ancora restituita alla famiglia. Veronica Panarello ha trascorso la sua prima notte in carcere in piazza Lanza a Catania, esprimendo la volontà di stare sola. La donna è stata ristretta in una cella di isolamento, come da prassi, ma anche a tutela della propria incolumità, perché le detenute sono pronte anche ad aggredirla dopo aver appreso il reato contestato alla donna. I bambini non si toccano, assassina, hanno gridato. È stata accolta ieri sera con insulti davanti al carcere di Piazza Lanza a Catania Veronica Panarello, accusata di aver ucciso il proprio figliolo Andrea Loris, con modalità di elevata efferatezza e sorprendente cinismo, così scrivono i PM di Ragusa nel decreto di fermo, indicando i gravi indizi di colpevolezza nei confronti della donna. I pubblici ministeri di Ragusa scrivono inoltre che Veronica Panarello avrebbe provocato la morte di Loris per soffocamento, aggredendolo mediante azione di strangolamento portata con l'uso di una fascetta stringicavo in plastica. In seguito a questa precisazione alla donna, viene contestata anche l'aggravante della crudeltà, oltre che del legame di parentela. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, Claudio Maggioni, andrà nel carcere del capoluogo etneo entro venerdì per l'interrogatorio di garanzia. La Procura di Ragusa infatti deposita oggi nella segreteria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di convalida alla contemporanea emissione di custodia cautelare in carcere nei confronti di Veronica Panarello. La convalida dovrà essere emessa entro 48 ore da oggi. La donna rimane ferma nella sua ricostruzione e non fornisce alcun nuovo indizio di quella giornata di sabato 29 novembre. Emergono però nuove contraddizioni. La donna ha detto di non conoscere la zona del mulino e invece in un'intercettazione tra la madre di questa e la sorella Lina emerge che le due da piccole andavano a giocare in quel luogo e a raccogliere l'acqua al mulino. Quel sabato pomeriggio Veronica si è fatta accompagnare dai carabinieri a Comiso nell'abitazione della madre, chiedendole dove avesse nascosto Loris. Poi i militari dell'arma hanno chiesto di effettuare un sopralluogo nella sua abitazione a Santa Croce Camerina, ma non è stato possibile perché Veronica non trovava le chiavi. Troppi atteggiamenti ambigui da parte della donna, e il marito, Davide Stival, ha già emesso la sua sentenza. Allora è stato davvero lei, lui, che ha saputo della morte del figlio mentre era in trasferta a Roma via Facebook e non dalla viva voce della moglie al telefono. Sembra essersi convinto della sua colpevolezza e mormora: ora lasciatemi solo, deve riflettere. È stata lei, tenetemela lontana, io sono il padre di Loris, rivoglio il mio figlio, il mio bambino, ripete Davide. Veronica deve solo dire il perché e poi può morire, ha concluso Davide. Perché il movente dell'omicidio, il pezzo che manca, rimane indagato per atto dovuto Orazio Fidone, come rimangono sequestrati i suoi beni, auto e la casa di campagna. Il corpo di Loris rimarrà ancora nella camera mortuaria a Ragusa per ulteriori accertamenti o per verificare l'ipotesi degli abusi pregressi o per rilevare altre tracce di DNA. Le fascette rinvenute vicino al mulino non sono state sequestrate. Queste e gli slip sono stati catalogati come oggetti utilizzati per depistare le indagini.
E questa mattina il nostro Emiliano Di Rosa è tornato sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita di Loris. Guardiamo. Siamo tornati al vecchio mulino di Santa Croce questa mattina perché qui un bambino di 8 anni, Andrea Loris Stival, è stato strangolato senza pietà e buttato nel canale come un sacco di spazzatura. E finora l'unica accusata è la madre, e mentre si sta sviscerando il passato e il presente della famiglia, del vicinato, di tutta Santa Croce e non solo, e mentre si delineano i ritratti psicologici della presunta assassina, e si scava con più o meno delicatezza e deontologia nel contesto in cui questo delitto atroce è maturato, volevamo ricordare che il protagonista innocente e sfortunato è Loris, un bravo bambino che andava a scuola regolarmente, sveglio, col futuro davanti a sé. Aveva cominciato a praticare arti marziali, forse per difendersi meglio dalle insidie di una vita che gli è stata strappata in modo barbaro e ingiusto. E non avendo né la presunzione né gli strumenti per ricordare questo bambino, vi mostriamo l'albero di Natale, i peluche, i biglietti che i suoi compagnetti in questi giorni stanno portando al vecchio mulino. Bambini che ricordano un bambino, anche con qualche sgrammaticatura, che in questa brutta storia porta, senza retorica, come un soffio lieve di pietà autentica e sollievo. Ciao Loris, anch'io mi chiamo Loris come te, ho 8 anni e sono di Vittoria. La tua storia non la dimenticheremo mai, perché quando mi chiameranno qualcuno ti penserà sempre Loris Cancilleri. E poi c'è la scuola dove Loris fino a pochi giorni fa andava, la sua terza elementare e le altre classi, la scuola Falcone Borsellino, anch'essa assediata in queste giornate convulse dalla stampa, e dove ancora, per fortuna, nessuno ha violato le mura con una telecamera, e siamo certi che ciò non avverrà. In questa scuola sono al lavoro gli psicologi dell'ASP di Ragusa. Da ieri il loro compito è ancora più difficile e delicato. Devono spiegare ai bambini che un adulto ha ucciso un loro compagnetto e che la principale sospettata è la madre. Il supporto degli psicologi sta dando la possibilità ai bambini e alle loro famiglie assistite di esprimere questo carico di ansia, di incertezza, di paura e di fantasmi che altrimenti resterebbero chiusi dentro, minando la stabilità e la serenità di questi bambini. È assolutamente importante che a questi bambini sia data la possibilità di parlare, di esprimere quelle che con i loro strumenti, nella loro dimensione, può essere il carico di emozioni che viene generato da una catastrofe come questa. Noi faremo le indagini, ma dobbiamo necessariamente trovare qualcuno che parli, e quindi lancio un appello: se qualcuno sa, se qualcuno è in condizione di testimoniare, io sono qui a disposizione, che si faccia avanti. Lo ha affermato, vedete nel fotofilm, l'avvocato di Veronica Panarello, Francesco Villardita, uscendo dal carcere di Catania, dove ha incontrato la sua assistita che è in stato di fermo appunto per l'omicidio del figlio Loris. Questo è un appello che vi giunge dalla difesa, sottolinea il penalista. Oggi non vi sono certezze, la signora potrebbe essere assolutamente innocente. C'è un'ansia, la leggiamo insieme, c'è una telecamera di cui finora non si conosceva l'esistenza, che inquadra l'autovettura di Veronica Panarello fare manovra per entrare nel garage della palazzina dove abitano gli Stival. La telecamera si trova su un'abitazione privata a pochi passi dalla casa del piccolo Loris. Il fatto che quella mattina Veronica avesse messo l'auto nel garage è apparsa strana anche al marito Davide, si legge ancora nell'agenzia. Perché l'ha fatto, ha detto guardando il video mostratogli dagli investigatori. Lei non ci andava mai, parcheggiava sempre in strada. Cambiamo argomento, è attivo il numero telefonico 116000 gestito dal telefono azzurro. A darne notizia la prefettura di Ragusa nell'ambito delle attività di intervento integrato per la gestione dei casi di scomparsa dei minori, anche in funzione della collaborazione tra le componenti istituzionali interessate e il privato sociale per il contratto ai fenomeni di violenza a danno dei bambini e adolescenti. Il numero 116
6000, lo ripetiamo, è un servizio gratuito e raggiungibile da telefonia fissa e mobile, operante 24 ore su 24 senza oneri per la chiamata. Cambiamo argomento. L'ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibili i 3 referendum abrogativi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 2012 sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari in Italia e dunque la conseguente soppressione dei tribunali minori, come quello di Modica, depositati lo scorso 11 settembre dalle regioni Basilicata, Puglia, Sicilia, Campania e Abruzzo. Lo ha reso noto in un comunicato l'ufficio stampa del Consiglio regionale di quest'ultima regione. Un'iniziativa analoga, presentata dalle stesse 5 regioni nel 2013, era stata dichiarata non ammissibile dalla Corte di Cassazione. La decisione della Corte dunque riapre le possibilità all'eventuale ripristino dell'operatività del Tribunale di Modica. Si tratta di un primo passo, ne abbiamo parlato con l'avvocato Enzo Galazzo, che è il portavoce del Comitato Pro Tribunale di Modica, e lo abbiamo raggiunto al telefono. Sì, posso confermare che l'ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione ha dichiarato l'ammissibilità dei referendum abrogativi delle disposizioni del decreto legislativo. 155 del 2012, che ha soppresso un certo numero di tribunali, fra i quali quello di Modica. E tuttavia questo è soltanto un primo passo, nel senso che la Corte di Cassazione si limita a prendere atto della legittimità della richiesta della proposta di referendum abrogativo. Ma poi il passo decisivo sarà compiuto, come purtroppo è negativo, è avvenuto la volta precedente, dalla Corte Costituzionale, la quale valuterà se i referendum sono proposti in termini corretti nei loro quesiti, se la materia è suscettibile della proposta referendaria oppure no. Quindi intanto c'è questo primo momento che è certamente positivo, ma non è quello definitivo. Quello definitivo lo avremo grosso modo a febbraio del prossimo anno. Dunque adesso è definitivo, il turismo croceristico riguarderà anche Pozzallo. Sentiamo i termini. Non ci sono particolari controindicazioni tecniche che impediscano alle navi da crociera di approdare al porto di Pozzallo. Occorre, semplicemente, seguire le indicazioni relative alla profondità dei fondali e alla funzionalità delle banchine. È quanto emerso dal vertice tenutosi ieri sera alla Capitaneria di Porto, al quale hanno preso parte il deputato regionale Orazio Ragusa, l'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Pizzo, il deputato regionale Anello Di Pasquale, il sindaco Ammatuna, il controammiraglio Domenico De Michele della Direzione Marittima di Catania, accompagnato dal comandante Michele Maltese, il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Francesco Pantano, il presidente della Camera di Commercio, Peppino Giannone, i segretari provinciali dei CGL, CISL e UIL e l'ingegnere Ignazio Pagano del Genio Civile di Ragusa. Tutti sono stati concordi sulla praticabilità tecnica delle ipotesi legate all'attracco delle navi da crociera al porto di Pozzallo. In questo senso l'autorità marittima ha fornito la propria ampia disponibilità, chiarendo che il porto è aperto a qualsiasi compagnia. Per dare la possibilità a queste navi da crociera che sarebbero intenzionate, e parlo di MSC e di Costa, a poter attraccare al porto di Pozzallo e quindi dare la possibilità al territorio di avere uno sviluppo sicuramente nell'interesse dei nostri concittadini. In questo momento il progetto ha una parte ancora preliminare, in parte definitiva, deve arrivare a una situazione di progettazione più esecutiva, dopodiché verrà esaminato per la presentazione soprattutto nei fondi strutturali della prossima programmazione 2014-2020. È un progetto fondamentale perché dovrebbe assicurare, oltre alla continuità delle attività di marineria odierne, anche la possibilità di sbarco di attività di navi a crociera che hanno ovviamente pescaggio e una portata superiore rispetto a ciò che può assicurare in questo momento il porto. Verso le elezioni amministrative a Ispica, il candidato alle primarie del Partito Democratico Gianni Stornello interviene adesso sulla coalizione che lo supporterà.
Una coalizione allargata, anzi la più larga possibile, è quella che ha in mente Gianni Stornello, che il prossimo 21 dicembre prenderà parte alle primarie del PD, che sceglieranno il candidato democratico alla poltrona di sindaco di Ispica. Allargata a tutti i movimenti civici con i quali si è avviato un confronto aperto, sospeso per il momento proprio per dare modo di concentrarsi sulle primarie. Pensare ad un partito democratico che non sia lei è pura follia, oltre ad essere politicamente velleitario. È chiaro che un minuto dopo la chiusura dei seggi alle primarie, e qualora dovessi essere io a vincerle, dobbiamo riprendere il cammino sospeso per dare ad Ispica, per offrire agli elettori, a tutti gli elettori in occasione delle amministrative, una coalizione di cambiamento progressista e che riscuota la credibilità della città. No? Stornello prova anche a guardare oltre questo primo step. Il candidato del PD si augura di avere una grande e coesa coalizione che non si sfaldi qualora dovesse risultare la vincitrice alle amministrative di primavera. Non vogliamo fare un'armata Brancaleone che vince le elezioni e poi si sfalda alla prima dura prova amministrativa, perché amministrare Ispica non sarà una passeggiata. E poi consentitemi che l'alleanza vera, la coalizione vera, si fa con la città, con la gente di Ispica che vuole cambiare. Pubblicità, ritornerebbe in studio per il Consiglio Comunale di Modica. A dopo. Seconda parte del nostro telegiornale, ricominciamo subito parlandovi della riunione di ieri del Consiglio Comunale di Modica. Vediamo. La seduta è aperta. Sono stati tre gli argomenti affrontati durante il Consiglio Comunale di Modica di ieri sera. I consiglieri comunali Michele Colombo e Andrea Caruso sono passati da indipendenti a facenti parte del Partito Democratico. Caruso ha dichiarato che la motivazione è da trovare nel fatto che tra le fila del PD lui ha ritrovato un percorso di dialogo che non aveva trovato nella prima parte della legislatura. Colombo, come Caruso, concorda nell'adesione in quanto fatta per un'azione di cambiamento. Il sindaco a questo punto augura un buon lavoro a Caruso, sottolineando che lo stesso ha scelto di passare all'opposizione con un progetto alternativo a quello votato dagli elettori che hanno premiato la maggioranza. Caruso, che non nasconde la stima nei confronti di Abate, dichiara: anche il primo cittadino nel suo curriculum vanta dei cambi di partito. A questo punto Abate, a scanso di equivoci, ha spiegato che il suo percorso è stato PC, PDS e DS e non ha poi voluto aderire al PD. Sulla questione interviene il consigliere Vito D'Antona, che non apprezza i cambi di casacca, a meno che giustificati da cambiamento di posizione rispetto al progetto iniziale. Dopo la presentazione della nuova rosa del PD, durante l'apertura dei lavori è stato il presidente Garaffa a dichiarare la volontà di Video Mediterraneo di riprendere e trasmettere in diretta la Civica Assise e che quindi il bando, che prevedeva un rimborso di 40.000 euro, poteva anche essere annullato. Il consigliere Cavallino, presa a parola, dichiara che un emittente non può decidere cosa deve fare il Consiglio Comunale. La gara per Cavallino va fatta. Il consigliere Scucces invece trova positiva l'offerta di Video Mediterraneo, in quanto la somma di 40.000 euro si potrebbe destinare invece ai servizi sociali. Il presidente Garaff ritiene necessario fare una conferenza dei capigruppo per martedì prossimo per discutere della tematica. Chiusi questi dibattiti si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno. La discussione passa sugli equilibri di bilancio e dopo aver sollevato un dibattito si decide di rimandare la seduta al 12 dicembre alle 19.30. E sul dibattito che ha caratterizzato il Consiglio Comunale di Modica, che ha visto come tema le riprese televisive promosse dalla nostra emittente, ascoltiamo delle precisazioni esposte dall'editore Carmelo Carpentieri. Alla luce di quanto discusso durante i lavori del Consiglio Comunale di Modica, è giusto e doveroso da parte nostra fornire delle puntualizzazioni. Nel corso del Consiglio Comunale di ieri, il consigliere Tato Cavallino è intervenuto in merito alla ripresa in diretta e la messa in onda del Consiglio Comunale, mettendo in risalto che non si può emarginare un bando perché un emittente decide di farla gratis. Certamente quanto dichiarato da Cavallino è vero, un emittente non può decidere su quale
quanto deve fare il Consiglio Comunale. Lungi da Video Mediterraneo, infatti, il volerci sostituire alla civica Assise, anche perché siamo ben consapevoli di quale sia il nostro ruolo. La ripresa del Consiglio Comunale, effettuata da Video Mediterraneo, trasmessa sul canale 694, in modo tale da garantirne la fruibilità al più vasto numero di persone, anche fuori Modica, è stata proposta e trasmessa solo ed esclusivamente per lo spirito che sempre ha animato Video Mediterraneo nei confronti della città di Modica, dove la stessa emittente è nata. Con questo animo, Video Mediterraneo non ha chiesto l'esclusiva, proprio per evitare polemiche e fraintendimenti, lasciando la possibilità a chiunque volesse riprendere e trasmettere i lavori del Consiglio Comunale di Modica di farlo tranquillamente. Video Mediterraneo si impegna anche a consegnare al Comune un file video delle sedute che verranno riprese e trasmesse. Ed è stata presentata domenica scorsa a Pozzallo la Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciu, una nuova organizzazione che si occuperà dei disabili. Sentiamo in che termini. La Pozzallo multiculturale, la Pozzallo tollerante a misura d'uomo si arricchisce di un'altra perla. Domenica è stata presentata ufficialmente presso lo spazio culturale Meno Assenza la Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciu, una fondazione che rappresenta una concreta risposta alle esigenze di tante famiglie ed un impegno a garantire a tutti i disabili il diritto ad invecchiare serenamente. I locali che ospiteranno la fondazione saranno quelli dell'ex colonia. A volerne fortemente la costruzione è stato Giovanni Ciurciu, padre dei due ragazzi a cui è intitolata, che ricoprirà il ruolo di presidente. Praticamente in quella struttura io intendo, cioè la realizzazione della struttura permetterà di fare riabilitazione, centro diurno. Cosa importante è la possibilità di poter ospitare 24 ore al giorno, quindi con anche il notturno, dei disabili occasionali o temporanei o anche per sempre. La possibilità anche di poter ospitare sia disabili che accompagnati anche dai familiari, quindi chi a una certa età non vuole separarsi dai propri figli e vuole stare con i propri figli può essere anche ospitato in quella struttura e essere assistito dalla, dai soggetti che si occuperanno della struttura. Una novità assoluta è rappresentata dal Museo del Mare, che per la prima volta verrà gestito interamente da persone disabili. Nella struttura verrà utilizzata un'area dedicata al Museo del Mare. Ho accettato anche questa richiesta di ristrutturare a mie spese l'immobile per realizzare questa parte di Museo del Mare, perché la gestione, la custodia del Museo del Mare verrà affidata ai disabili. È un problema molto importante perché finalmente si può parlare anche di disabili che possono lavorare e farli lavorare. Modica, città sicura per chi pratica lo sport e non solo. Il progetto elaborato dall'assessorato allo sport e dal Movimento Difesa del Cittadino prevede l'uso dei defibrillatori nelle scuole, nelle palestre, presto anche nelle adiacenze delle bambinopoli. Il progetto è stato illustrato stamane durante una conferenza stampa svoltasi al Comune di Modica. Al Comune di Modica comunque sono stati donati 3 defibrillatori da parte delle officine SOA, che saranno sistemati nei locali della Polizia Locale, nella sede della Protezione Civile e all'Assessorato allo Sport. Adesso un servizio curato al nostro ufficio commerciale. Si avvicina il Natale e per il mercoledì del gusto gli appuntamenti di formazione nel settore della pasticceria, dolceria, organizzati da Jobbing, il centro di formazione, non potevano mancare le lezioni dedicate ai dolci tipici della tradizione natalizia. Ogni incontro si svolge nelle cucine laboratorio del centro. Per un'intera giornata i corsisti apprendono praticamente attraverso il fare quali sono le tecniche e le modalità di preparazione e lavorazione in ogni settore trattato. A tenere i corsi l'esperto pasticcere Concetto Cicero. Di partecipanti ne abbiamo 10 provenienti da tutti i paesi della provincia di Ragusa e come dolci natalizi abbiamo proposto il dolce in eccellenza del Natale, che è il panettone, quindi partendo dalla base, quindi abbiamo preparato ieri proprio la classica biga, che è il lievito del panettone. Oggi abbiamo fatto il secondo impasto, abbiamo messo tutto a lievitare e fra un 4-5 ore troveremo il panettone già sfornato, caldo e subito da mangiare.
Come dolci tipici invece abbiamo fatto il classico mustacciolo, quindi con miele, mandorle e farina di grano duro, la cobaita, quindi la cosiddetta giugiulena, torrone brustolito e delle torte classiche da forno, quindi a forma di stella, a forma di albero di Natale. Jobbing da anni si occupa di formazione, ma negli ultimi mesi ha indirizzato le sue lezioni in settori più specifici, creando figure professionali richieste in campo occupazionale. Pasticceri, chef, barman e altre figure nel mondo della gastronomia. Ogni partecipante al termine del percorso non solo apprende, ma è in grado di lavorare. Ulteriore sfida per Jobbing è contattare pizzerie, bar, ristoranti, pasticcerie, laboratori dolciari al fine di collocare corsisti anche occasionalmente nelle varie strutture. Una sorta di agenzia interinale che forma, prepara e colloca tutti i partecipanti. I bambini dell'Istituto Comprensivo Crispi di Ragusa hanno visitato la caserma del Comando Provinciale della Guardia di Finanza per parlare della cultura della legalità economica nell'ambito della terza edizione del progetto Educazione alla Legalità Economica. È un'iniziativa che ha l'intento di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica con la prevenzione all'evasione fiscale, sperpero di risorse pubbliche, contraffazione e altro. Nella stessa giornata i militari hanno dimostrato, grazie all'ausilio dell'unità cinofile, il ritrovamento di sostanze stupefacenti. Ed è tutto per questo telegiornale. Grazie per l'attenzione e continuate a seguirci.